No, no, perché i motivi che portano a fare le scelte non sempre sono di motivi di gusto personale, motivi di ideali, o a volte ci sono certi compromessi che sono utili per poter continuare, per essere ancora lì e per dire la propria, perché qua, dopo gli anni delle censure di via morta così, era molto difficile imporre una figura, un'immagine che possa dare i nomadi al pubblico, al grande pubblico che era assente da queste cose qua, che guardava invece Canzonissima, eccetera. Quindi bisognava raggiungere questo pubblico e far sapere che esisteva un gruppo che oltre Canzoni di Rischia Tutto e Io Vagabondo e Pugni di Sabbia ha fatto anche delle altre cose. Io un giorno crescevo e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa se tra sua non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono di tasca non ne ho. Da quando infatti uno non è un episodio della sua vita, uno è tutti gli episodi della sua vita. Immaginiamo 15 anni di attività come l'arco di una giornata, insomma. Io non mi vergogno mica di una cosa che faccio durante la giornata, perché sono pronto a rifarne altre 100 che possono riparare a quello che ho fatto di vergognoso, anzi, assolutamente. Se oggi siamo ancora qua, e se ha un valore l'essere ancora qua, e se la gente pensa che abbia una validità ancora essere qua, questo lo si deve non solamente al fatto di morto o le canzoni così, cioè lo si deve a tutto. Come prima dicevi, le ragioni sono tante, forse sono anche quelle lì. Quando noi abbiamo fatto Io Vagabondo o La Sigla di Caduto, abbiamo incontrato, siamo fatti sentire e conoscere da persone che non avevano mai pensato. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io.